Cinquina rossonera, un'altra, come del resto arriva un'altra vittoria, tredicesima su altrettanti incontri disputati. Primato in classifica e all'orizzonte la sfida col Trigno Celenza, l'ultima del 2017, con la speranza che si deciderà in tempi stretti il terreno di gioco sul quale si giocherà la contesa contro la squadra dell'Alto Vastese. Ancora una bella iniziativa societaria che ha regalato un cappellino griffato Lanciano 1920 ai componenti del settore giovanile oggi presenti al Guido Biondi, un settore giovanile che sta dando già risultati importanti alla squadra frentana, capace di coinvolgere oltre 240 ragazzi e di iniziare a collezionare trofei come quello conquistato dagli esordienti 2006 nella Vasto Cup l'8 dicembre, squadra che ha poi festeggiato l'affermazione sul campo nello store allestito in corso bandiera a Lanciano. Insomma, Lanciano a 360 gradi e a tutti i livelli. La sfida del Guido Biondi offre tanti spunti, dall'esordio convincente di Daniele Avvantaggiato alla doppietta di Gennaro, al tris di Alessandro Tarquini, al coinvolgimento sempre più passionale della tifoseria che anche contro lo Scerni ha risposto in modo decisamente convinto con oltre 1000 presenze. Presente anche un'altra bandiera frentana, Domenico Di Cecco, fischia Raiola della sezione arbitrale di Teramo. La sfida, Lanciano scende in campo con l'11 titolare, a parte Lorenzo Sardella ancora ai box. Il primo acuto è però degli ospiti, al quinto minuto Errag tira ma è la conclusione alta. Il Lanciano avvia a macinare gioco, Val esce dolorante, probabilmente una distorsione per l'argentino, e fa il suo esordio con la casacca rossonera Daniele Avvantaggiato, classe 1989, che si inserisce subito bene nei meccanismi tattici di mister Del Grosso. 18esimo ci prova Di Gennaro di testa ma Ciamci para. 19esimo il Lanciano può sbloccare, fallo di mano in area di rigore di un difensore dello Scerni, tiro dagli 11 metri di Tarquini ma l'attaccante frentano si fa ipnotizzare da Ciamci, ma sul tapin vincente è pronto come un falco Di Gennaro a spedire la palla in rete e a fare l'1-0. 30esimo minuto, cross di Scipple dalla sinistra ma nessuno è pronto a spingerla in gol. 35esimo, Ciamci cross in area di rigore, pasticcia lo Scerni che si fa quasi autogol, e sulla successiva occasione il tiro di Tarquini viene respinto dall'estremo difensore ospite. 40esimo, insistono i frentani ma il tiro di Ciamci, lanciato alla perfezione da Avvantaggiato, si spegne sul palo. Sul finire di gara il Lanciano mette in chiaro definitivamente le cose. 43esimo, il raddoppio di Tarquini da dentro l'area di rigore che non sbaglia. Al 45esimo Di Gennaro in piena area di rigore si smarca del suo diretto avversario e segna il tris. La ripresa al quarto minuto, subito un tiro di Tarquini, conclusione alta. 8esimo minuto, il poker proprio dell'attaccante lancianese, l'assist è di Ciamci e Tarquini fa il 4-0. 13esimo, Tarquini ci prova, tiro parato da Ciamci, poi mette in mezzo per Di Gennaro che non ci arriva per poco. 27esimo, ci prova Quintigliani ma la conclusione dell'ex miglianico viene parata e Vitali banca l'appuntamento con la cinquina. 35esimo, ancora Tarquini spara alto. 36esimo, è il turno di Ciamci in contropiede, anche questa volta il tiro è alto. Al 42esimo Tarquini ha un'altra occasione sotto porta dopo una bella azione di Ciamci sulla destra ma non va. Al 45esimo però Tarquini trova la cinquina, è sempre abile Ciamci sull'out di destra, questa volta Tarquini ben appostato la deve solo spingere in gol e lo fa. 5-0 e la prossima sfida vedrà opposto il Lanciano al Trigno Celenza. Bene, primo tempo, secondo tempo no, diciamo, e questo devo vederlo bene. E sono arrabbiato, io ho detto ai ragazzi che così non va bene, non mi è piaciuto. Va bene da una parte il risultato, ma
La prestazione no, è sottotono, tranne il primo tempo, il secondo tempo molto sottotono, per noi no, non va bene, per come la penso io.